collera di Dio e degli uomini ha distrutto Norimberga, la città della tortura e del vizio. La mente dell'uomo è al servizio del male. Gli strumenti di tortura sono sempre simili ovunque si vada. Avevano una fantasia veramente diabolica i nostri avi. La Vergine di Norimberga, il più efferato strumento di tortura. La donna più desiderata. Il castello claustrofobico, soffocante, è lo scenario di questo film di Margheriti, che ha ambientato questa storia in un luogo imprecisato in Germania. Da un lato c'è il volto più rassicurante e rispettabile definito dai saloni di rappresentanza, con un tripudio di arredi d'epoca e quadri di valore. Dall'altro il lato oscuro, ovvero il museo, un ambiente tetro e inquietante, con le antiche macchine di tortura, il cui guardiano è Christopher Lee. A mezz'ora dall'inizio arriva anche la consueta esplorazione dei sotterranei con le tombe di famiglia, un momento classico dei film gotici. Le scene nel parco sono state girate nei giardini di Villa Sciarra a Roma. Cinemarte ha presentato La Vergine di Norimberga, Antonio Margheriti, 1963. Mini recensione, andiamola a recuperare, a rivedere e a riscoprire. Buona visione da Cinemarte. Vergine di Norimberga, un enigma tormentoso, un'agghiacciante verità, la furia travolgente dell'acqua e del fuoco, il peso di nefandi peccati, una donna, una città prigioniere di un destino malvagio, più spaventoso del tremendo abbraccio della Vergine di Norimberga. Max!